più veloce, Noctis, più veloce. Beh, sarebbe utile conoscere anche la destinazione. Ehi, che succede lì? Avete incapsulato il vecchio saggio. Ah, beh, sottovuoto si manterrà meglio. Come non detto, era una battutaccia. È un guscio che proteggerà il vecchio saggio finché non saremo in grado di aiutarlo. Già, sapere dove andare sarebbe una gran cosa. Sto volando la cieca, me la date una direzione, sì o no? Il vecchio saggio lo avrebbe saputo. Sì, ma per il momento se la dorme. Se è in queste condizioni è solo colpa nostra. Sicuro non ci siete arrivati, non notate una certa somiglianza? Oh, non può essere! Ditemi che non è vero! Un giorno tutto vi sarà rivelato, ma ascoltate sempre la voce del vostro cuore. Credete in voi stessi, non arrendetevi mai! Se solo ci fossimo fidati di lui. Tornate indietro o finirete in trappola. Poteri dell'aria a me! Come potevamo fidarci sapendo che era il fratello di Magus? Noctis, ma che stai facendo? Quello che dovresti fare tu, Agron. Non possiamo fidarci di questo gormita del vulcano. È un nemico. Principe dell'aria, impara a pensare prima di agire. No! Questa impetuosità non ti porterà niente di buono. L'impulsività è un limite. Solo un'attenta riflessione ci aiuta a fare le scelte migliori. Quindi imparate a pensare sempre. Non dimenticate il mio insegnamento. Era pallido, debole, eppure ha continuato a combattere. Avremmo dovuto fare qualcosa. Ma qualcosa abbiamo fatto. Pegasus ora trasformati. Una cosa immensa. Non capisco cosa siamo diventati. Non lo so, ma forse da qui vedo il regno della foresta. Il grande Megasus. Il grande Megasus è opera nostra o del vecchio saggio? Sareste in grado di rifarlo? Sareste in grado? No, senza il vecchio no, vero Tasaru? Ma non è lasciandoci prendere dalla disperazione che riusciremo a farcela. Cerca di calmarti. Hai ragione, vi chiedo scusa. Il fatto è che senza di lui mi sento perso. A chi lo dici? Sono più di 2 ore che sto volando in cerchio. Se il vecchio saggio non può aiutarci, forse può l'imperatrice della natura. Ah? Sì, come no, hai proprio un fossile al posto del cervello. Beh, ecco, Noctis vuole dire che in effetti è sempre stato più difficile avere una risposta da lei che dal vecchio saggio. Già, non si sa mai dove trovarla, Miss Mistero. Ma sì, certo, possiamo provare nella foresta silenziosa. È un posto molto speciale. Che sia un posto speciale non c'è dubbio, ma perché dovremmo trovare l'imperatrice della natura proprio laggiù? Tasaru ha solo lanciato una sua idea, ma... Oh? Guardatela! Gormiti dell'aria posseduti dalla mente di fuoco. Poteri della foresta, a me! Ah, a quanto pare si prospetta un bel combattimento. Finalmente, stavo iniziando ad annoiarmi. Per Gorm, per il vecchio saggio, troveremo l'imperatrice della natura e sconfiggeremo chiunque intralcerà il nostro cammino! Poteri dell'aria, a me! Poteri dell'acqua, a me! Shaker! Vedi di andarci piano con i miei, corteccia. Ricordati che sono sotto l'incantesimo della mente di fuoco. Ma quanto sei premuroso, e da quando? Capita che anche io abbia un cuore ogni tanto. Non che la cosa mi piaccia, ma capita. Tranquillo, Noctis, li colpirò piano piano. Ma se li ho appena sfiorati, delicatini i tuoi amichetti. Muraglia d'acqua! Noctis, dobbiamo andarci piano anche con fumo? No, neanche per sogno! Battito reale! Sei pronto, Pirro? Adesso! Idrariete! Il fatto che sappiano volare di sicuro non ci aiuta, ragazzi. Ah. Il tuo vecchio maestro ha deciso di farsi un bel sonnellino. Rockhammer! E tu credi che un'urna di cristallo possa proteggerlo? Non lo sai che anche il cristallo fonde. Vai alla larga da lui! Via l'artiglio! Oh!
Grazie, Tasaru. Oh, beh, ora ne ho abbastanza. State davvero esagerando. Mi costringete a chiamare rinforzi. Quartenus Visor, elementali dell'aria a me! Nimbit, lo so che è la mia gente, ma per fermarli dobbiamo reagire. Vai e raffredda quelle teste calde! Ottimo lavoro! Stupidi mocciosi, i vostri sforzi sono inutili. Questa è una guerra già vinta, rassegnatevi! È Mago, il vero signore di Gor! Tutti giù! E poi dicono che noi esseri alati non siamo superiori. Nimbit, pensaci tu! Ottimo! Armatura di roccia! Sto per dare di stomaco. Il vecchio saggio! Tranquillo, Roccetta, sta bene. Un salvataggio da paura, oserei dire. Ma è la foresta silenziosa questa, perché ecco, più la guardo e più mi sembra diversa. Beh, in effetti non ha la solita luce. Gli alberi, le piante, è tutto più scuro. Sì, è vero, uno scuro rossastro per l'esattezza. È la mente di fuoco! Il malvagio influsso di Magor ha contaminato anche la natura. Ma che succede? No, il vecchio saggio, no! Per tutti gli zampilli, non è possibile! Ditemi che ho un incubo! Come signore della foresta vi ordino di ritirarvi! Dobbiamo agire prima che sia troppo tardi. Concentriamoci sul nostro piano. Troviamo l'imperatrice della natura, l'unica che può dirci cosa fare. Quaternus Visor. Vedo qualcosa. Andiamo, forse è lei. Non è rossastro, è rosso per dire rosso. Ma non è per la foschia della mente di fuoco. Siamo nel cerchio della foresta bruciante. Oh, beh, corteccione, non è che ora mi senta più tranquillo. Leggenda vuole che qui siano accadute cose orribili durante l'era del fuoco. Ecco perché tutte le foglie sono rosse. O forse sono rosse semplicemente perché sono rosse. È risaputo che dietro ad ogni leggenda c'è sempre un fondamento di verità. Sul fatto che questo posto sia stranuccio, beh, non c'è alcun dubbio. Imperatrice della natura! Dove sei? Non abbandonarci! Imperatrice della natura, ti prego, rispondi! Siamo noi, signori di Gorm! Imperatrice, il vecchio saggio sta male, abbiamo bisogno di aiuto! Certo, presentarci senza neanche un mazzo di fiori. Oh, imperatrice della natura, grazie. Il vecchio saggio sta male e abbiamo bisogno del tuo aiuto. Sappiate che il vecchio saggio è come l'acqua. Ah? Come? Cosa? L'acqua? Scusa, ma non capisco. Che intendi dire? Noctis ha ragione. Non comprendiamo. Puoi spiegarci? L'acciaio, per essere temprato, deve subire un raffreddamento nell'acqua. E voi, come l'acciaio, dovete essere raffreddati. Ecco perché il vecchio saggio è in queste condizioni. Perché lui è la vostra acqua. Ma perché l'acciaio sia ben temperato, deve prima essere infuocato.
E allora, signori di Gorm, siete pronti per essere sottoposti alla prova del fuoco? Siete pronti a vedere che cosa c'è oltre? Abbiate fiducia, ragazzi, non c'è da preoccuparsi, andrà tutto bene. Dice che andrà tutto bene. Nella sua posizione, che altro potrebbe dire? Non so, qualcosa di utile, i leader in genere lo fanno. Imperatrice, ascolta! Il vecchio saggio è stato colpito mentre combatteva per salvare il mio popolo dalla foschia rossa. Nessuno di noi può sfuggire al fuoco. Il fuoco è tutto. L'imperatrice della natura sta dando di matto o sbaglio? Aspetta, Noctis, ti prego, non ora. Il vecchio saggio! No! Salvo! Che facciamo? Non possiamo combattere contro di lei. È lo spirito vivo della terra. Se l'attacchiamo sarebbe come attaccare noi stessi. Mi sono sempre chiesto come sarebbe combattere contro me stesso. Da come si sono messe le cose non credo che abbiamo altra scelta. Dobbiamo obbligarla ad ascoltarci, costi quel che costi. Viron, Noctis, c'è bisogno di una vostra azione comune! Pugno di nebbia! Pugno di nebbia! Signori della natura! Forse ha funzionato! Sì, imperatrice della natura? Cosa è successo? Io che sto facendo? Veramente ce lo stavamo domandando anche noi. Imperatrice, ti prego, devi aiutarci. Non capisco. Avverto una fortissima rabbia. È come se una coltre rossa offuscasse i miei pensieri. Più che una coltre rossa, direi una foschia rossa. È colpa di Magor. Ha sparso semi di fuoco per i quattro cantoni dell'isola, avvelenando le menti di tutti i gormiti. Ma non lo ha fatto per ridurli in schiavitù. Non so. È come se così facendo accrescesse il suo potere. In questo modo è riuscito a neutralizzare il vecchio saggio, ha infettato tutta l'isola di Gorm, ha contagiato anche te. No, no! Non è possibile! Non è possibile! Forse questo approccio diretto non è stato gradito dalla signora. Non possiamo perdere altro tempo. Devi aiutarci per il vecchio saggio, per combattere Magor. La terra non è di nessuno! Nessuno può possederla! Nessuno! Neanche Magor, tanto meno voi! Oh! Che si crei la manta! Ora basta! Sta abbattendo tutti i miei alberi! Se ne facciamo del male, cosa accadrà? Ragazzi, vogliamo fare qualcosa, sì o no? Armatura soprannaturale! Aspettiamo! È lo spirito della terra, controlla i nostri regni! Ce l'ho! Dannout! Avrei dovuto capirlo che non potevo fidarmi di voi, sin dal momento in cui avete distrutto il cuore di Gorm! Non siamo stati noi, sono stati altri signori, molto tempo fa! La finisci di tirarci addosso lava? Tasaru, attento! Muraglia d'acqua!
Vennuto, al volo! Voi non imparerete mai a vivere in armonia con la natura! Non è vero! Abbiamo dimostrato che i regni possono lavorare insieme! Sei stata tu ad insegnarci le cose migliori che i gormiti possono offrire! E il vecchio saggio... No! Dobbiamo combatterla senza paura! Ma senza di lei, Magor prenderà il sopravvento! L'imperatrice della natura è molto più potente di Magor e in questo momento vuole solo distruggerci! Senza di noi, poi, chi lotterà per salvare l'isola? Ok, hai ragione, ho avuto un'idea! Devo ripulire Gorm! Devo distruggerli tutti per iniziare un nuovo capitolo! Allora, questa idea? Gormstone! Unite! Imperatrice, noi dobbiamo parlare! Ragazzi, ma siamo proprio sicuri di quello che stiamo facendo? Ehi, non è il momento per i ripensamenti! Strano che tu abbia avuto questa idea, come ti è venuta in mente? Insomma, vogliamo concentrarci! Imperatrice della natura, ti prego, ascoltaci! Non sei te, sei stata contagiata dalla mente di fuoco! Megasus, no! Non sei completo! Come no? Anche se quel pescetto di Piron è piccolo, ci siamo tutti! Ragazzi, non ora! Ignoriamola e seguite i miei ordini! Tasaru, ci siamo quasi! Non vedo l'ora! Tasaru, fermati! È ora di colpirla! Vi distruggerò! Combo! Bazooka Bilancia! Scusa, non volevamo farti del male. Abbiamo esagerato. Ma neanche per sogno. Noctis, finiscila. Megasus, siete un portento. Prima che perda il controllo, dobbiamo fare presto. Oh, che dobbiamo fare, Imperatrice? Come possiamo liberarci della mente di fuoco? La Terra è avvelenata, corrotta. Se la Terra è malata, lo sono anch'io. Allora curiamola. La medicina? Voi siete forti, signori della natura, ma non abbastanza. Non ci arrenderemo mai. La Terra è malata. Io sono la Terra e voi, signori, dovrete sconfiggere me. Imperatrice, è pericoloso, molto pericoloso. Sì, lo so, ma dovete essere coraggiosi. E noi lo saremo. Quando perderò il controllo, è allora che dovrete colpire. Imperatrice, ci stai chiedendo una cosa terribile. Noi non possiamo... Voi dovete! Lui sapeva che sarebbe successo e che solo conoscendo il Megasus avreste potuto battermi. Si fida di voi e si fida di me. Faremo la cosa giusta. Imperatrice! Imperatrice, aspetta! Figlio mio! Cosa abbiamo fatto? Sei lasciato sfuggire!
sconfiggere le Gormstone una vostra maestà! I signori di Gorm sono forti e... Voi ragazzi! Ma cosa... cosa mi sta succedendo? Non lo so, dobbiamo davvero farlo? Ho detto che il vecchio saggio lo sapeva e che... No, pensate piuttosto a quello che ci succederà se non facciamo quello che ha detto. Rocetta, tu che dici? Noi siamo i signori di Gorm, dobbiamo fare il nostro dovere per il bene collettivo. Avrete un'unica possibilità, colpite come si deve, fatelo subito! Lo faremo. Poteri del Megarus! Imperatrice, ce l'abbiamo fatta! Tutto questo ha un prezzo. Cioè? Mi dispiace. Ma per cosa? Chiusa una porta, se ne apre un'altra. Vecchio saggio! Chiusa una porta, se ne apre un'altra. Trovali prima che sia troppo tardi. Trovare chi? Chi? Gli altri? L'imperatrice? Oh, oh, vecchio saggio! Oh no, no, che guaio abbiamo combinato!